In Serie D una settimana con due protagoniste indiscusse del mercato, Pineto e Notaresco. Le due compagini abruzzesi sembrano rincorrersi con gli acquisti per consegnare ai rispettivi allenatori quanto prima una rosa completa in vista della ripartenza del prossimo 27 settembre. I biancazzurri di Amaulo avevano aperto lunedì con lo squillo Lorenzo Paoli, che dovrebbe essere il perno della mediana considerata la grande esperienza dell'ormai ex capitano della Vispesaro. La spina dorsale va componendosi dopo l'arrivo proprio dalla formazione rosso-blu di Davide Salvatore in difesa. A centrocampo è tornato a Pineto anche Francesco Esposito, che può garantire corsa ma soprattutto quelle reti che spesso sono risultate decisive. Davanti invece c'è stata la conferma di Ciarcellute. A sinistra di difesa invece potrebbe arrivare Nicolao, che ha disputato un grande torneo con l'Olimpia Agnonese, mentre davanti sembra fatta per l'arrivo di Maurizio Peluso, 35enne punta tarantina, ultima stagione da 13 centri a Foligno nel girone E. Dall'altra parte invece il Notaresco, l'attaccante titolare, l'aveva già preso, Matheus dos Santos, e proprio dal Pineto in settimana è arrivato Lorenzo Bianciardi, classe 1995, e che nella quarta serie si era già messo in mostra con i colori dell'Avezzano. La conferma di Frulla rende il reparto già competitivo ed è un settore che vede anche l'arrivo di Isaia Lattarulo. In prima squadra ho vestito sempre con la Milano City, ho fatto 3 anni, di cui 3 anni abbastanza importanti. Ho cercato in 3 anni di vincere il campionato, anche se le cose non sono andate nel migliore dei modi. Quest'anno insieme al procuratore abbiamo valutato un po' di situazioni e abbiamo deciso di venire qua a Notaresco, che è una grandissima piazza, e sono molto contento. Sì, mezzala, mi piace molto di più essere più vicino alla porta, quindi offensivo, però comunque mi piace giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Beh, primo anno ho fatto 4 gol, poi andando avanti, il secondo e terzo anno ho cambiato un po' di ruoli, da quinto a terzino, un po' per esigenze, però comunque a me piace segnare e stare più vicino alla porta. In porta è arrivato Shiba, mentre il pacchetto degli under difensivi è stato rimpolpato con Francesco Simoncini, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile della Val di Chiana Umbra e che ha appena concluso il campionato di eccellenza con l'Orvietano. Novità non sul fronte mercato ma su quello più strettamente societario invece per il Giulianova, che ha rettificato l'accordo di sponsorizzazione con l'imprenditore Alessandro Mucciconi, primo passo di un progetto che vedrà la conferma degli elementi più positivi della passata annata ed un ulteriore rafforzamento dell'organico a disposizione del confermato Federico Del Grosso, che si è già mosso rapidamente anche il Castelnuovo, matricola del girone F. Tante le conferme, da Calvarese a Terrenzio, da San Severino a Emilia ed Egidio e molti altri protagonisti della promozione in D. Poi gli arrivi di Sbarbati e del giovane Natale tra i pali, di Donatangelo e Gentile a centrocampo per un organico, quello a disposizione ancora di Guido Di Fabio, che ha come primo obiettivo quello di stupire. A Vasto invece è ufficiale da qualche ora l'arrivo sulla panchina di Massimo Agovino, classe 1967, nativo di Sant'Anastasia in provincia di Napoli. Il neo allenatore approda al club biancorosso nell'ambito di un percorso professionale ricco di esperienze e significativi risultati sportivi. È stato al timone di squadre ambiziose di alto livello: Sorrento, Savoia, Cavese, Potenza, Terracina, Grosseto e Morese tra le altre, nel Molise tappe, nell'Olimpia Agnonese e nell'Atletico Trivento. Nelle ultime 2 stagioni ha guidato il Giuliano, vincendo il campionato di eccellenza campano e classificandosi terzo nell'ultimo affrontato in Serie D, alle spalle della corazzata Palermo e del Savoia. Che cosa vi ha convinto di Agovino? Il tuono che era convinto è Sabelli, perché lo conosco. La squadra lo fa direttore sportivo e direttore generale. Vuol dire che c'è un gruppo accadato, un gruppo serio e un direttore sportivo molto preparato. Dopo ho affiancato anche la Sabelli, che tutti e tre hanno lavorato a Agnoli, perciò abbiamo una triade molto importante. Noi siamo sempre presenti, soltanto i programmi non li puoi fare, perché ogni volta il programma riesce sempre al contrario. Siamo sempre stati presenti nel bene e nel male. Quest'anno faremo una squadra che farà bene. Aspetto altri soci, perché basta, merita altri palcoscenici, però in questo momento col Covid purtroppo abbiamo anche un momento di riflessione.